Diminuiscono i casi di coronavirus in Puglia mentre il dato nazionale cresce. Ipotesi di riduzione della quarantena. Il Comitato Tecnico Scientifico ne parlerà la prossima settimana. A sorpresa, un fenicottero di una specie protetta arriva per qualche minuto in una spiaggia a Vieste. Il futuro del basket in Puglia tra una difficile ripartenza dopo il coronavirus. Esclusiva intervista di World News 24 con Francesco Damiani, neopresidente della Federbasket pugliese. Questi dunque i titoli della giornata. Buongiorno e bentornati a World News 24. Dunque sale ancora il numero dei contagiati in Italia, 1597 rispetto ai 1434 di mercoledì. E intanto il 60% del personale scolastico tra docenti e non docenti risulta positivo e non prenderà servizio fino a quando il tampone non darà esito negativo. Così i dati del commissario per l'emergenza coronavirus. Intanto continua a tenere banco l'ipotesi di una riduzione della quarantena che sarà discussa dal Comitato Tecnico Scientifico la prossima settimana. La riduzione sarebbe da 14 a 10 giorni. La misura che era stata proposta in Francia per 7 giorni, ma che ancora non è stata adottata, sarà valutata anche nel nostro paese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva raccomandato di mantenere la durata di 2 settimane perché è basata su dati di incubazione del virus. Ma facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda la Puglia. Secondo i dati della regione sono stati accertati 70 casi rispetto ai 99 di mercoledì, 32 nel Barese, 2305, 17 nel Tarantino, 435, 13 a Poggia, 1476, 5 nella Banda, 503, 1 a Testa, nel Brindisino 727, nel Lecce 710, per un totale di casi Puglia di 6.209. Intanto l'Unione degli Studenti dice che scenderà in sciopero in piazze italiane il 25 ed il 26 settembre. Ancora troppo poco è stato fatto dal governo per la riapertura delle scuole. Mancano i trasporti e i lavori di edilizia leggera. La dispersione scolastica alle stelle e il numero dei docenti è insufficiente. Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla deroga per l'assunzione a tempo determinato nelle scuole. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, De Caro, che dice è stata data una risposta concreta finalmente alla nostra richiesta. Un fenicottero di una specie protetta ha fatto capolino a sorpresa in una spiaggia di Vieste e per pochi minuti ne ha attirato l'attenzione. Salve Serlenga. Piacevole e interessante sorpresa per i bagnanti della spiaggia di San Lorenzo sulla costa di Vieste. Nella parte antistante, il lido del villaggio turistico Baia degli Aranci, hanno potuto notare a riva un esemplare di fenicottero. Il grande uccello, ricompreso tra le specie protette, ha stazionato per diverso tempo sulla battigia, a volte passeggiando, a volte rimanendo fermo e rannicchiato con la testa tra il folto piumaggio, segno questo di evidente stanchezza del volatile. A confermare tale circostanza anche un esperto della LIPU della sezione di Foggia, a cui è stata data notizia della presenza del fenicottero a Vieste da parte della polizia locale del reparto tutela animale, subito intervenuta sul luogo unitamente al personale della Guardia Costiera. Secondo il responsabile della LIPU, il fenicottero con ogni probabilità è giunto fin sulla costa di Vieste proveniente dalla Dalmazia, per cui ha attraversato tutto l'Adriatico con possibile destinazione le zone umide di Manfredonia, dove nidifica una folta colonia anche della specie tipicamente di color rosa. Il fenicottero è stato protetto dalla curiosità dei bagnanti, dalla polizia locale e dalla guardia costiera fino a quando ha deciso di riprendere il volo verso la sua destinazione. Quasi sicuramente le zone umide sipontine.
lo sport, il basket per quello pugliese, ci si aspetta una difficile ripartenza in un lockdown che ha danneggiato tutti, mentre il calcio si prepara a ripartire nella weekend del 19-20 settembre. Ci si domanda come mai gli altri sport ancora non partono, basket compreso. Ne abbiamo parlato in un'intervista esclusiva di World News 24 con il neopresidente della Federbasket Puglia Francesco Damiani. L'intervista integrale andrà in onda oggi alle 13:30 in una puntata speciale della nostra rubrica Basket Time. Ascoltiamone uno stralcio. Senta Presidente, credo che sono tanti gli argomenti, comunque in breve cerchiamo di sviscerarli. Sappiamo che non sarà una ripartenza facile per il basket pugliese, che ovviamente si attiene anche a livello nazionale alle decisioni che saranno prese dal governo. Com'è la situazione attualmente? Guardi, la situazione in alcune zone della regione non è facile, non tanto per la ripresa delle attività delle società, perché le società sono pronte per quello che riguarda la loro organizzazione. Il problema è che in molte città non sono state ancora riaperte le strutture sportive e soprattutto c'è ancora una grandissima incertezza per quanto riguarda le palestre scolastiche, perché non si riesce a capire quali siano gli orientamenti a livello nazionale da parte dei presidi, del governo e delle varie istituzioni. È chiaro che queste sono situazioni che limitano grandemente la possibilità di programmare da parte delle società. Pensiamo a tutto il mini basket, per esempio, che si svolge quasi esclusivamente nelle palestre scolastiche, ma anche tanti campionati giovanili, o comunque ci sono anche delle squadre senior che si allenano in strutture scolastiche. E di contro, o meglio, di pari passo, c'è anche la situazione dei palazzetti, che forse è un po' più facile da risolvere, perché comunque parliamo di squadre senior, di campionati importanti e così via, e lì forse una soluzione sarà più facile da trovare. Ciò non toglie che effettivamente la situazione sia difficile, anche perché c'è tutto il protocollo del Comitato Tecnico-Scientifico della Federazione da seguire, che impone determinate misure alle società, determinati comportamenti anche agli atleti e così via. Più ci aggiungiamo la difficoltà che hanno avuto i dirigenti nel dialogare con gli sponsor, perché le aziende hanno subito gli effetti della pandemia e del lockdown, e quindi rinnovare le sponsorizzazioni non era facile. Siamo fermi da 6 mesi e passa. Mettiamo insieme tutto questo e ci rendiamo conto che effettivamente la situazione non è facile. C'è grossa incertezza perché adesso i numeri del Covid stanno purtroppo aumentando, siamo alla vigilia dell'apertura delle scuole e anche lì non sappiamo che cosa potrà succedere. Però io l'ho detto anche il giorno delle votazioni, io sono fiducioso che la stagione possa partire e che si possa anche arrivare al termine, che è la cosa più importante. Ed è tutto per questa edizione del mattino di World News 24. Grazie per averci seguito. I nostri prossimi appuntamenti alle 13:30 speciale Basket Time con l'intervista esclusiva al presidente della Federbasket Puglia Francesco Damiani e poi con il telegiornale stasera alle 19:30. Grazie per l'attenzione. A più tardi.